Per me c'è un argomento che mi sta affondando per la testa da un po' di tempo ed è il motivo per cui stiamo facendo tutta quest'opera di lavoro sullo sviluppo del libro, eccetera. Ed è quello della italianità riguardante l'ospitalità e anche la produzione, cioè il disegno e la realizzazione delle strutture alberghiere. Quindi su quello su cui voglio provare a ragionare questa mattina è proprio questo argomento qui. Direi che partiamo con Luca Colombo e poi subito di seguito Roberto Saperini, che hanno preparato una brevissima presentazione della loro attività, che così ci fanno vedere anche, non solo raccontano, ma ci fanno anche vedere le cose che fanno. E poi da lì il ragionamento è che io vorrei che sviluppassimo tutti assieme è che cos'è che caratterizza, cos'è che potrebbe caratterizzare, che secondo me oggi non esiste, l'albergo italiano. E quindi poi abbiamo gli albergatori, i professori e gli architetti che parleranno di questo argomento. Quindi a questo punto qui lascio la parola subito a Luca Colombo. Grazie per l'invito, e un saluto a tutta la platea. Faccio una piccola introduzione sullo studio di cui io sono socio e anche ovviamente opero come architetto. Se riusciamo, abbiamo portato una piccola presentazione che andrà in loop, dove potete vedere una parte del progetto che abbiamo realizzato. Siamo specializzati in alberghi e abbiamo iniziato questa attività ormai anni fa e ultimamente stiamo sviluppando diverse, diciamo, tipologie di albergo. Lo studio fondamentalmente è composto da 50 persone, sono abbastanza numerosi e tutti gli sviluppi che abbiamo, che vedete nelle immagini, si basano fondamentalmente su una forte collaborazione che hanno lo studio tra tre grandi dipartimenti: la progettazione architettonica, la progettazione di UX design e la progettazione del product design, in modo da poter fare sinergie tra tutti gli elementi, in modo da avere un know-how transfer, cioè una trasmissione di richieste, esigenze da un dipartimento all'altro. Questo rappresenta una grande possibilità per noi come progettisti di fare fronte a tutte le esigenze della committenza, ma allo stesso tempo ci permette di essere così promotori di nuovi prodotti per quanto riguarda le aziende, e questo è quello che dicevo, per quanto riguarda le aziende, per quanto riguarda anche la committenza, dando la possibilità di sviluppare nuovi concetti di hotel. E che un po' questa è la direzione che stiamo un po' seguendo, cioè cercare di interpretare quello che è il nuovo concetto di hotel. Fondamentalmente, e questa forse può essere una risposta alla domanda che facevi prima, è il nuovo concetto di hotel è un concetto di hotel che parte dal genus loci, parte da dove andiamo a realizzare la struttura, senza ovviamente dimenticarci di tutti quelli che sono i riflessi, gli aspetti legati al business, all'operatività, all'occupazione. Questi sono aspetti minori. La parte più difficile di creare un hotel è avere un'idea chiara, avere un concetto. Il concetto, definire un concetto e definirlo in modo chiaro e portarlo avanti durante tutta l'esecuzione del progetto e della realizzazione è fondamentale. È la parte più difficile, è la parte dove tendenzialmente si cerca in modo così un po' intuitivo, si dedica meno tempo, ma è la parte più importante. Un progetto di un albergo dura solitamente, dipende poi dalle modalità di intervento, però dura dai 2 ai 3 anni, anche 4 anni. Bisogna avere un concetto che è già proiettato ai 4 anni di quando si è applicata questa struttura. E i fattori e gli elementi che entrano in gioco sono tanti. Noi poi ovviamente, qua vedete una serie di alberghi, di risorse che abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando, registriamo un grande interesse
proprio perché l'Italia ha tutta una serie di caratteristiche che rendono molto appetibile dal punto di vista dell'industria del turismo il paese e le location. Per cui l'albergo italiano è qualcosa che viene anche chiesto da chi viene a investire in Italia. Non c'è una checklist di elementi. Dobbiamo fare. Sicuramente deve partire da quella che è la tradizione. La tradizione, il servizio e soprattutto la capacità di accogliere. Bisogna fare forse un passo indietro e togliersi il cappello della brand, cioè delle grandi compagnie. L'Italia è il paese delle piccole industrie, è un paese fatto di singolarità. E anche l'albergo in un certo senso può essere fatto singolarità. Deve essere uno sviluppo di quelle che sono la ricettività familiare, secondo il nostro punto di vista. Cioè lo schema tradizionale dell'albergo deve far suo di tutta una serie di capacità personali, però internazionalizzando, cioè deve fondamentalmente fare un mix tra quelle che sono le caratteristiche locali e quelle che sono le esigenze internazionali. Questo è il vero, la vera combinazione di base su tutto, sul servizio, sulla cucina, sull'architettura, anche sull'esperienza, perché come dicevamo prima, e non è stupido dire on stage, si entra, è uno stage davvero. È uno stage per chi lo gestisce, per chi lo opera, ma anche per chi ci va. Chi va in un determinato albergo vuole vivere quell'esperienza. Ecco, l'albergo italiano è quello che dà l'esperienza italiana.